Tutto pronto per gli ultimi 10 minuti, ma serve un'altra Libertas. Serve la Libertas dei primi 3 minuti del terzo periodo. Quella del 10-0, anche perché si parte da meno 11. 39-50 per Rucci. Cominciamo bene. 41-50. Libertas che prova la rimonta, Perrucci per terra e il canestro di argento per il 41-52. Radovic, 43-52. Doppia cifra anche per Radovic. Si riparte dal meno 9, si ripartirà dal meno 9. Io direi alla regia di fare un salto negli sponsor, no, non facciamo più in tempo. Comunque, nel primo minuto dell'ultimo periodo, 2 punti sono stati recuperati a Libertas. E ora a meno 9, quindi deve recuperare 1 punto al minuto per andare ai supplementari. Massimo vantaggio per gli ospiti, 14 punti sul 37-41, sul 27-41. Qui non è vista una rimessa laterale in favore della Libertas. Recupera Barozzi, intanto Radovic aggira il primo avversario e riparte da Perrucci. Questa volta non conclude, non basta la foga di Radovic. Pallone recuperato da Martina. Libertas 16 punti nel primo periodo, 11 nel secondo, solo 12 nel terzo. Però di fatto 2 punti. Il canestro ospite convalidato. E c'è anche il tiro libero supplementare per Fabio Argento. Prova Argento. Che non sbaglia, per lui 11 punti. 7 su 9. E si torna a meno 12 per la Libertas, 43-55. È stato un minuto negativo questo. 0-3. Adesso di nuovo bisogna recuperare più di 1 punto al minuto. Perrucci, del ferro, lottano gli altamurani. Recupera Vignola. Questa volta che Vignola ha toccato con la punta del piede la linea. L'arbitro l'ha visto. Però attaccarsi a qualche errore di questo tipo da parte degli arbitri ci sembra veramente troppo. Finora le responsabilità sono ascrivibili in gran parte ad una parte anche importante della squadra altamurana. Poi insomma, la partita noi la trasmettiamo, quindi non è che la vediamo solo noi. Barozzi! 15 punti, adesso è il top scorer della gara. E in questo minuto la Libertas 2 punti li ha recuperati. A meno 7 dalla fine e sotto di 10. La sorte, poi c'è questo tentativo vincente.
per Argento, 45-57. Mignola, Maietta. Maietta a 0 punti oggi. Perrucci, la tripla non è fortunata. Maietta, non va, c'è Barozzi che mette dentro. 17 punti Barozzi, top scorer della gara. Poi francamente poco altro per parte altamurana. 6 alla fine, sempre 10 punti da recuperare. Barozzi tiene vivo questo pallone. Perrucci, l'appoggio, Vignola sbaglia completamente, Maietta recupera praticamente dall'altra parte, poi si perde la palla, ancora non visto il piede a metà della linea. Per Argento, c'è time out per noi, un giro negli sponsor. No, non c'è time out, c'era parso che la panchina di casa avesse chiamato time out, invece no. 5:24 ancora da giocare, è stato chiamato solo il cambio con Maietta richiamato fuori. Tentativo da 3, il ferro 19 e la rimessa è altamurana. Gli altamurani però ci credono. Da come rimettono in gioco il pallone, cercano di recuperare anche quei 2-3 secondi che per ogni azione potrebbero anche fare la differenza. Perrucci poi scivola. Lotta Radovic con questo pallone imprendibile, canestro. Gray 47-59, mentre siamo già negli ultimi 5 minuti. A 61 Argento, 15 punti anche per lui. Barozzi, Gray segna anche questo. E questa volta il time out c'è sul massimo vantaggio. 47-63 per noi, un giro negli sponsor. Salutiamo la Petra SRL che si occupa di trasporti e logistica. Salutiamo la Termax che invece si occupa di termoidraulica. Salutiamo Omega che si occupa invece di onoranze funebri. Salutiamo la Gigos Engineering che si occupa di costruzioni, Porta Aurea, ristorante, pizzeria, braceria nei pressi di Via Mura Megalitica. Salutiamo la FB Costruzioni, altra impresa edile. E chiudiamo con la Gold Bet della New Fair che è in Via Monterosa 29 ad Altamura, è un'agenzia di scommesse. Le squadre non sono ancora in campo, approfittiamo neanche per salutare lo sponsor che viene da Bari, Autocarrozzeria Colella, carrozzeria, meccanica e noleggio. 4 minuti e 5 secondi, 16 punti da rimontare. Prova Perrucci, non va. S-
16 punti in 4 minuti significa 2 canestri al minuto. Un canestro ogni 30 secondi. Il fallo di Radovic. Per Radovic c'è il terzo fallo, 3:31 ancora da giocare. Azione ospite con Colnago, buono l'intervento di Radovic. Il contropiede finalmente a segno per Rucci. Di Bartas a meno 14. La rimessa è Altamurano. Insomma, perdere di 10 a Castellaneta non è stata una grandissima impresa. Bissarla, per così dire, in casa contro Martina. Forse sarebbe anche peggio. Non va il tentativo di fu, il fallo netto su Barozzi. Quarto fallo per Carmon. Beh, a dirla tutta, qui ci sarebbe stata anche, ci sarebbero stati anche gli estremi per qualcosa di più di un semplice fallo della linea di fondo. Comunque a 3 dalla fine ci sono 14 punti da recuperare e adesso bisogna recuperare 5 punti al minuto. Barozzi prova da 3 e la mette. Barozzi meno 11, 20 punti per Barozzi, 2 triple e ora il fallo. Fallo di Argento. Una testata a Radovic. Argento protesta la sua innocenza. Parlando di scontro di gioco, Radovic un po' intontito, ma ci mette il cuore. Il giocatore montenegrino lotta come un leone fra tre avversari. Serve Barozzi. Poi fu Di Bartas che prova a ragionare e il canestro arriva. Radovic si fa male, si fa male Radovic, si fa male Radovic alla caviglia. Di Bartas a meno 9. Sarebbe un guaio dover fare a meno di Radovic proprio adesso. Botta alla caviglia, ma ghiaccio dietro il polpaccio per Radovic. Ma io direi di fare un salto negli sponsor, partendo dal supermercato Doc dei fratelli Laborante ad Altamura in via Salvatore Quasimodo. Salutiamo anche la Cobar Costruzioni Barozzi ad Altamura in via Montepollino 3. Torniamo in campo, la gara sta per riprendere. 130 secondi. Ancora uno scontro. Occhio d'argento, ultimi due minuti. Di Bartas comunque nel minuto precedente 5 li ha recuperati. Manata a Barozzi. Manata a Barozzi.
Manata Barozzi. Qua rischia di diventare una bolgia. Intanto c'è un problema in tribuna. Le immagini le avete, giudicate voi. Carmon sbaglia il primo tiro libero. Ha messo dentro il secondo, per lui 10 punti. Ha segnato il tecnico contro l'Altamura. Segnato il tecnico contro l'Altamura, ci piacerebbe capire perché dalla tribuna noi abbiamo visto solo un pugno a Barozzi. Sul fallo precedente si poteva anche essere d'accordo con il direttore di gara. Ma poi abbiamo visto un cazzotto a Barozzi a gioco fermo. Ripeto, può darsi che dalla tribuna si vede una partita diversa. Diciannove punti Gray. La tripla altamurana. Fallo di Vignola. Barozzi pronto a rientrare. Intanto abbiamo visto Manicone in campo per un minuto scarso. Sbaglia il tiro libero Gray. Finora aveva 5 su 5. Adesso 6 su 7, 20 punti anche per lui. 10 punti di margine per gli ospiti. Il fallo di La Sorte. Rimessa per gli altamurani. Anzi, si va in lunetta, hanno esaurito il bonus gli ospiti. Dentro il primo tiro libero. 58 a 67. Dentro anche il secondo. 59 a 67. 8 punti. Però è l'ultimo giro negli sponsor partendo dal gruppo Gedi, di cui vi ricordiamo l'indirizzo internet.
www.gruppogedi.it. Salutiamo poi l'impresa edile dei fratelli Tesoro e chiudiamo con l'Empire Sports Center ad Altamura in via Palestra, nei pressi della chiesa della Trasfigurazione, di cui vi ricordiamo l'Empire ovviamente, non della chiesa, la piscina olimpionica e le due palestre super attrezzate. Un minuto e 5 secondi, siamo 59 a 67, anzi un minuto e 7 secondi. 67 secondi. E Bartas a meno 8, ultimo minuto che comincia a meno 8. In lunetta Colnago. Colnago finora 14 punti. Primo giro in lunetta e sbaglia il primo tiro libero, sbaglia anche il secondo, 9 su 15 per gli ospiti. Bartas che attacca, Barozzi la mette, 61 a 67. Air Barozzi 22 punti. Manda in panchina la sorte. Due punti la sorte. Due punti la sorte. Il primo tentativo della lunetta di la sorte va. Primo punto per la sorte. Secondo tentativo che va ancora a segno. Per lui 4 punti. 11 su 17 dalla lunetta. C'è ancora time out. 8 punti di ritardo per la Libertas. 42 secondi e 51 centesimi. Ancora da giocare. Otto punti da recuperare, sono veramente tanti, però il basket è uno sport assurdo nel quale può succedere di tutto. E beh, e questa è una di quelle partite in cui speriamo che non succeda di tutto, ma che succeda di tutto di più. Certo, un paio di triple ci starebbero bene. Magari in tempi anche veloci. Il guaio in questi momenti è che non puoi sbagliare niente, devi andarti tutto bene. Qui si cerca il fallo arriva. La partita di Carmon finisce qui, quinto fallo per lui. 33 secondi alla fine, Carmon in leggero anticipo sotto la doccia. De Bartolo in lunetta mette il primo, 62 a 69, 63 a 69. Il fallo tattico per mandare in lunetta il numero 14, la sorte, che però finora ha 2 su 2 nei tiri liberi. Mani
Rincone è mandato in campo per ricorrere al fallo sistematico. La sorte è Nonetta. Mette il primo. Glaciale la sorte in questa circostanza. Quattro su quattro per lui, sei punti, 13 su 19 per gli ospiti. È proprio la sorte adesso. Fa un piccolo regalino agli altamurani con questo fallo. Che rimanda la Libertas in lunetta. Ma questa volta arriva l'errore. ...64 a 71. Ancora due tiri liberi per gli ospiti. 27 secondi alla fine, che continuando così rischiano di durare una decina di minuti. Però a questo punto è anche una battaglia di nervi. In lunetta col Nago, per lui 14 punti, ma 0 su 2. 0 su 2 peraltro proprio in questo quarto periodo. Questa volta invece va a segno. Mette dentro il primo. E mette anche il secondo. 9 punti, 64 a 73. Non va la tripla, Castellano recupera. Da fuori, prova da tre, fuori. Diventa un assist per Vignola, ma il tempo corre inesorabile. Castellano, fuori, fuori. 6 secondi. Finisce qui. Dopo una figura poco esaltante di Castellaneta, la Libertas va incontro ad un'altra giornata, non carica di gloria. Questa volta 9 punti di margine, 64 a 73 la sconfitta contro la Valle d'Itria Martina. Prossimo impegno sabato 10 dicembre in casa contro la Bisanum Viaggi Vieste. Per questa sera è tutto da Luigi Mininni. L'appuntamento è alla prossima gara interna per la Libertas Altamura, quindi sabato prossimo.